Ciao, benvenuto. Questa sera passerai un po' di tempo in compagnia della mia voce, della mia e di altre voci. Sei davanti all'ingresso di un teatro. Oggi, però, non ti chiedo di entrare. Oggi ti chiedo di seguire la mia voce e di camminare con me, di percorrere la città, di attraversare luoghi che probabilmente conosci, ma con l'occhio vergine di un esploratore. Andiamo a caccia di fantasmi. I cinema a Manfredonia non erano soltanto numerosi, erano belli. Anche soltanto la lista dei loro nomi racconta il fasto di un tempo passato. Cinema Arena Impero, Cinema Pesante, Cinema Eden, Arena Giardino Pesante, Cinema Fulgor, Arena Venezia Giulia, Arena San Lorenzo, Cinema Vittoria, Cinema Teatro San Michele. E questo è uno dei tanti eventi realizzati dal Circolo Bergman in collaborazione con la compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi e da Manfredonia andiamo a Monte Sant'Angelo perché da sabato 6 luglio a mercoledì 10 la città dell'Arcangelo San Michele sarà teatro naturale proprio dello spettacolo itinerante in cuffia intitolato A Passo Duomo, Canto del Troppo Amore, realizzato appunto dal Circolo Bergman in collaborazione con la Bottega degli Apocrifi e curatrice della residenza culturale Teatro di Monte Capitale. Curato lo spettacolo frutto del lavoro e delle interviste realizzate da maggio a oggi da Paolo Giorgio e Marcello Gori che sono in collegamento con noi questa mattina. Buongiorno. Benvenuti, grazie. Buongiorno. Allora, raccontateci, abbiamo visto queste immagini di repertorio, no? Questo è solo uno dei tanti eventi che avete realizzato. Concentriamoci su questo dedicato a Monte Sant'Angelo, A Passo Duomo, Canto del Troppo Amore. Di che cosa si tratta? Come è nato? È nato, comincio magari io, è nato da un invito della Bottega degli Apocrifi di venire a provare a raccontare, a ripetere questa nostra modalità di immersione nei luoghi e di racconto di spazi urbani, di spazi carichi di memoria in giro per l'Italia, di fare questo percorso a Monte Sant'Angelo, che è un luogo veramente ricco sia di storia che di cultura, che di persone che hanno cose da raccontare. Secondo la nostra pratica ci siamo immersi dentro le strade e abbiamo, anche grazie all'appoggio del comune, trovato una serie di persone che ci hanno raccontato questa città, sia dal punto di vista veramente storico, ma anche dal punto di vista emotivo, dal punto di vista dei problemi che sta vivendo, delle sue ricchezze, nella sua posizione così particolare, no? Di città di montagna affacciata sul mare, con questa ricchezza sia di cultura che di religiosità. E abbiamo passato un periodo appunto di interviste, di incontri, di conoscenza, e adesso proviamo a restituire questo periodo con una camminata all'interno degli spazi esterni e interni della città di Monte Sant'Angelo, per provare a fare sì che in qualche modo la città parli attraverso il lavoro che facciamo e si racconti sia ai suoi stessi residenti con un'altra prospettiva, sia alle persone che vengono da fuori, che siano turisti o persone che vivono in zone. E lo raccontiamo attraverso le interviste, la drammaturgia e soprattutto il lavoro sonoro di Marcello Gori, che immerge gli spettatori dentro veramente un altro mondo. E quindi la cosa che mi ha colpito è il fatto che si tratta di uno spettacolo itinerante in cuffie per le vie della città, per le vie di Monte Sant'Angelo. Quindi come avverrà tutto questo?
Ma il funzionamento è abbastanza collaudato e relativamente semplice. C'è un punto, diciamo, di incontro, di inizio della camminata. In questo punto agli spettatori vengono consegnate queste cuffie, sono delle cuffie wireless con un sistema di radiotrasmissione. Vengono fornite delle semplicissime istruzioni su come agire sul volume, insomma, e anche sulle particolari attenzioni che bisogna fare quando si è immersi in una tessitura sonora che è anche abbastanza, diciamo, che tende un po' a isolare lo spettatore dal resto, quindi diciamo sempre attenzione che la città non si ferma per noi, quindi incontreremo automobili, strade carrabili, eccetera. Però poi da quel momento inizia un percorso in cui tutto ciò che è utile sapere viene direttamente nelle cuffie, cioè sia le indicazioni su dove andare, su come muoversi, sia eventuali indicazioni su dove osservare una piccola pausa, dove guardare, dove puntare l'attenzione dello sguardo, eccetera. E quindi è un'esperienza, diciamo, immersiva, di durata variabile, ma che di solito si attesta intorno all'ora. Ed è sia la cosa che per noi è molto affascinante, è che è sia un'esperienza, diciamo, solitaria, perché ognuno è in cuffia, appunto, quindi a contatto diretto con questo mondo di racconti, di voci, di musica, ma è anche un'esperienza in qualche modo comunitaria, perché altre persone insieme a te stanno facendo lo stesso percorso, sentendo le stesse parole, e quindi vivendo sostanzialmente, anche se ognuno a modo proprio, la stessa esperienza. Ecco. Attraverso le voci, i racconti, le memorie dei cittadini di San Giovanni di Monte Sant'Angelo, offrirete uno sguardo inedito sulla città di Monte Sant'Angelo. Protagonista anche la musica. Posso chiedervi in base a che cosa l'avete abbinata, se visitando Monte Sant'Angelo vi siete resi conto che era adatta ad un tipo particolare di musica, da che cosa vi siete lasciati ispirare? Beh, dunque, diciamo che nel mio lavoro io sono abbastanza, diciamo, le mie creazioni sono abbastanza ogni volta diverse. In questo caso in particolare, per il fatto che ci sono state, cioè c'è stata data l'occasione, l'opportunità di parlare con diversi musicisti, anche perché qui a Monte Sant'Angelo sarebbe stato difficile non incrociarne nemmeno uno, perché c'è una lunghissima tradizione. Ecco, in questo caso più che in altri probabilmente mi sono lasciato ispirare anche nel mio lavoro di composizione di musica elettronica da alcuni elementi, alcune cose di cui ho sentito raccontare, ma soprattutto visto che abbiamo avuto la fortuna che questi musicisti con cui abbiamo parlato, alcuni di loro ci hanno anche fatto ascoltare qualcosa, ecco, senz'altro in questa occasione, a differenza di altre occasioni, dentro al disegno sonoro entra anche della musica, non mia, ma che è proprio la musica tradizionale o le sue reinterpretazioni registrate in maniera abbastanza estemporanea, non in una situazione di studio, di registrazione, ma negli stessi luoghi dove abbiamo fatto le nostre chiacchierate, ma non per questo meno interessante, anzi a mio parere anche particolarmente dense, cariche di senso, proprio per come sono state porte a noi, come una diciamo come naturale conseguenza del fatto che se ti sto raccontando il mondo musicale, le tradizioni musicali di Monte Sant'Angelo, poi è abbastanza naturale, se ho una chitarra a portata di mano, anche farti sentire un po' qualcosa e mentre suono continuare a spiegarti quali sono le varie linee e le varie influenze poi che sono nel corso dei secoli tantissime. Quindi ecco, in questo lavoro in particolare non si sentirà solo la mia musica originale, ma anche diversi brani che alcuni fantastici, tra l'altro musicisti di Monte, ci hanno regalato. Ecco. Che cosa potrà scoprire chi parteciperà a questo spettacolo itinerante? Che cosa potrà scoprire o riscoprire della città di Monte Sant'Angelo, capitale della cultura della Regione Puglia 2024? Beh, diciamo che la città di Monte Sant'Angelo non ha bisogno in qualche modo di essere raccontata ulteriormente per quello che riguarda
la sua storia millenaria, tutto quello che sono i suoi monumenti, tutto quello che noi cerchiamo di restituire attraversando sia degli spazi che sono quelli, diciamo, visitati dai turisti, quindi storici, ma anche degli spazi un po' laterali che riguardano la Monte Sant'Angelo nuova, diciamo, la Monte Sant'Angelo, quella delle case nuove, quella del turismo, quindi andando anche a margine rispetto, camminando anche a margine rispetto al centro, quello che ci interessa e che speriamo sia una scoperta non è tanto appunto raccontare di nuovo Monte Sant'Angelo, ma fare in modo che Monte Sant'Angelo racconti se stessa e quindi risentire delle storie magari note ma raccontate dalla voce di persone che le hanno veramente vissute e abitate, quindi anche con quel tono, quell'accento che è tipico di questi luoghi, con tutte quelle particolarità che non sono scritte all'interno delle guide turistiche. In questo speriamo anche nell'incrocio, nell'incontro fra il nostro sguardo straniero e loro, e lo sguardo di chi qui abita ogni giorno, si possa anche il pubblico possa anche identificare un punto di vista che non dico che sia nuovo, ma senz'altro è frutto di un dialogo, quindi è originale, o comunque è il punto di vista che si può trovare soltanto attraverso questo tipo di percorsi. E allora ricordiamo dal 6 al 10 luglio alle 21 a Passo Duomo Canto del Troppo Amore, spettacolo itinerante in cuffie per le vie della città. La città è Monte Sant'Angelo, la drammaturgia di Paolo Giorgio, musica e disegno del suolo Marcello Gori, entrambi cofondatori del collettivo milanese Circolo Bergman. Vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi, buon spettacolo, buon cammino. E vorrei ricordare che per informazioni basta rivolgersi alla Bottega degli Apocrifi. Spero ci sia ancora qualche biglietto a disposizione. Spero abbiate fatto già il sold out, ma magari per chi apprende oggi di questo evento possa esserci ancora qualche possibilità di partecipazione. Penso di sì, io volevo solo segnalare sugli orari che 21 è l'orario corretto della partenza del primo giorno, il 6. Ma poi per avere gli orari esatti, siccome ci incastriamo con altri eventi, fate sempre riferimento alle pagine della Bottega degli Apocrifi, dove senz'altro troverete giorno per giorno l'orario esatto di partenza, che varia da un giorno all'altro. Sì, è vero, hai ragione. Sì, perché domenica 7 luglio alle 18:30, domenica 8 alle 21, martedì 9 alle 19, quindi seguite la pagina Facebook della Bottega degli Apocrifi o digitando appunto su un qualsiasi motore di ricerca Bottega degli Apocrifi troverete i punti e i riferimenti. Grazie per essere stati con noi, buon lavoro, grazie. Grazie a voi, grazie. E allora noi, come accade quotidianamente, torniamo a fermarci qualche istante, breve pausa e poi torneremo con le parole di Don Francesco Armenti. In questo, come dire, viaggio andiamo a ripercorrere alcune delle puntate più significative di Dritto al Cuore. Intanto pubblicità.